Gentili amici all'ascolto, buon pomeriggio da Paolo Parrini che vi parla e vi saluta in compagnia di Lello Latini. Incontro di cartello al Comunale di Ronta, eccezionalmente gremito, si parla di 8-900 persone circa oggi per assistere a questo incontro che è considerato sicuramente un incontro importantissimo, fondamentale, un incontro che dovrà decidere e dirci quali di queste due squadre può veramente ambire alla testa del campionato. La Fortis Juventus, che per ora ha guidato sempre in testa ed attualmente lo guida con 19 punti, seguita a 18 dal San Piero, a 17 dall'Incisa, a 16 dalla Rontese in compagnia della Lignanese. Oppure questa Rontese, dopo l'arrivo di Duchi, può realmente reinserirsi nel novero delle pretendenti alla vittoria finale. Intanto le squadre stanno schierandosi in campo, la Rontese in completa tenuta bianca con pantaloncini neri e maglione e calzettoni verdi, mentre la Fortis è in completa tenuta verde. Inoltre vi ricordiamo che praticamente da questa partita dovranno non solo dirci qualcosa su queste due squadre, qualcosa di concreto, di vero, perché tutte e due ambiscono alla vittoria finale del campionato, perché tutte e due hanno la consistente prerogativa di essere considerate sin dall'inizio le due favorite, le due preferite per quanto riguarda la vittoria finale. Gli addetti ai lavori e non l'hanno date, praticamente l'hanno date tutte e due come grandi favorite per la vittoria finale. Intanto la Fortis sta schierandosi alla destra dei vostri teleschermi per chi guarda, mentre alla sinistra si sta schierando la Rontese. Vi ricordiamo che il pubblico è eccezionalmente numeroso, anche se il presidentissimo Spinoni ha deciso per un leggero ritocco dei biglietti portati per l'occasione a 6.000 lire e che la cifra sia rimasta sullo stomaco a molti tifosi venuti da fuori Ronta. L'hanno fatto capire a chiare note attraverso le parole i numerosissimi supporter che sono stipati oggi sulle gradinate del Comunale di Ronta, stipati fino all'inverosimile. Una partita che chiaramente si sta preannunciando, una partita prestigiosa di cartello. Purtroppo il campo non è all'altezza delle due squadre, auguriamoci che possa reggere al fine di farci assistere ad uno spettacolo più che valido per tutti e 90 minuti. Da questa partita dovranno venire fuori tanti chiarimenti, dovranno venire fuori l'indicazione precisa, visto che due sono i risultati che possono andare bene alla squadra bianco-verde della Fortis: vittoria o pareggio. Chiaro che se il pareggio dovesse essere il risultato finale, probabilmente le cose rimarrebbero come attualmente sono. Se invece dovessimo parlare di un'eventuale vittoria della Fortis, ebbene in questo caso potremmo tranquillamente dire che la Fortis avrebbe messo una seria ipoteca sulla vittoria finale del campionato. Se invece questo non dovesse essere, dovessimo assistere ad un'eventuale vittoria della Rontese, sicuramente, dico sicuramente, avremmo un completo ribaltamento della situazione, si potrebbe dire ripartiamo tutti quanti da capo. Inoltre vi sarà da valutare l'eventuale risultato che sia il San Piero con l'Africo riuscirà a fare. Ed ora intanto guardiamo questa azione pilotata da Naldoni. Rossi, va alla battuta di questo calcio di punizione a favore della Fortis. Intanto vediamo un attimino come le squadre sono schierate in campo. Diani ha preso in consegna Rucireta, Zani è stato preso in consegna da Guidotti, libero il Rosi, mentre Lucherini, quale dovrebbe giocare da mezzala, opera da terzino e con il numero 3 è Rossi, il quale va a cercare di coprire le avanzate di Pizzauti. Abbiamo Cappelli che è controllato da Biancalani, vediamo ancora Cappelli, va Rainetti su questo pallone, purtroppo il campo non permette grandi giocate, è Seneci ora che cerca di giocare questo pallone, poi è Pagnotta che scaraventa in aria, va Rosi a coprire eventualmente l'avanzata della Fortis e poi cerca Rosi di liberare, ma non vi riesce, il pallone termina direttamente in calcio d'angolo. Calcio d'angolo, primo calcio d'angolo a favore della Fortis. Primo calcio d'angolo a favore della Fortis, mentre siamo al secondo minuto di gioco, rinvia Colonna direttamente in fallo laterale per la rimessa di Pinzauti. Pinzauti dà a Rainetti, Rainetti il limite dell'area di rigore, va a liberare Rosi ancora direttamente in area di rigore, in fallo laterale,
Rimette in gioco Pinzauti. Seneci direttamente in fallo laterale, Seneci per la rimessa in gioco di Rossi, questa volta per la Rontese. Rossi profondo, cerca di servire Damiani, va al controllo della palla Pinzauti, la gioca a favore di Rainetti, scatta ora Guidotti su questo pallone e poi Rosi, il quale ha Innocenti e porge il pallone direttamente a Innocenti. Sono fasi di studio in cui tutte e due le squadre praticamente si stanno per ora guardando, cerca Naldoni in profondità, Cappelli, e ancora Cappelli, il quale serve Colonna. Colonna va in avanti in proiezione per Lucherini, Lucherini ancora, pallone ai piedi, Lucherini cerca poi di mettere in mezzo per Rossi, Rossi non vi giunge, ci va Damiani su questo pallone e ancora Damiani a cercare di mettere ancora in mezzo, poi è Morziani che libera, ma interviene ancora Guidotti, poi è Rucireta che dà di nuovo in mezzo, Biancalani cerca di servire profondo, è Rosi e interviene poi Innocenti. Terzo minuto di gioco, 0-0 fra le due squadre, mentre sul comunale di Ronta si sta scatenando letteralmente un acquazzone. Ceccatelli, Ceccatelli ancora, allunga in modo perfetto per Rossi, entra in area Rossi, trattenuto, poi stira Rossi, pallone che viene è toccato letteralmente da Rossi e messo direttamente sul fondo, dobbiamo dire. Bene, intanto sentiamo un attimino che cosa ne pensa Lello di questa partita. Ma è una partita importantissima, la Fortis ha a disposizione due risultati, appunto il pareggio gli sarebbe benissimo, mentre la Rontese deve vincere per fare di questo campionato ancora una battaglia più intensa. Certamente se la Fortis vince mette una serie a ipotea su questo campionato. E intanto vediamo che la Rontese si accinge a battere questo calcio di punizione, 20 metri la distanza dalla porta, difesa da Del Bianco. Quinto minuto di gioco, vediamo in linea di battuta Rosi con accanto Naldoni più Damiani. Del Bianco ha messo quattro uomini in barriera, vediamo che se ne aggiunge, sta per aggiungersene un quinto, tira, stupenda la botta di Naldoni e altrettanto bella la risposta di Del Bianco, eccezionale la botta di Naldoni e altrettanto bella la risposta di Del Bianco, il quale è andato a parare un pallone insidiosissimo calciato le contro da Naldoni su punizione, 20 metri da distanza dalla porta difesa dal portierone della Fortis e chiaramente Del Bianco è riuscito a dire no a questo calcio di punizione, a questa fiondata di Naldoni, la quale andava ad incontrare l'angolino alla destra della porta difesa da Del Bianco. Sesto minuto di gioco, prima azione concreta sviluppata dalla squadra nero-verde con Naldoni. E ora Cappelli che va al controllo di questo pallone, viene contrastato da Seneci, il quale rimette il pallone in fallo laterale, va alla rimessa in gioco di questo pallone Lucherini, il quale lo serve a Ceccatelli. Punizione, dice l'arbitro, punizione, dice l'arbitro, a favore di nuovo della Rontese. Punizione a favore della Rontese, va a batterla Lucherini. Ceccatelli sulla linea di battuta di questo calcio di punizione, la dà a Rosi, Rosi va al contrasto, poi è sempre Ceccatelli al controllo della palla, ancora Ceccatelli, entra in area, va alla conclusione di nuovo Ceccatelli, ma viene rimpallato dalla difesa della Fortis, vai Rossi, cerca di liberare su questo pallone, e Diani poi che mette direttamente in fallo laterale. Una Rontese che si era fatta trovare un attimino impreparata, scoperta in questo contropiede sviluppato dalla Fortis, e ora Rainetti, Rainetti limite dell'area, contrastato da Lucherini, pallone che per la rimessa viene concesso ancora alla Rontese.
tocca Naldoni questo pallone, contrastato da Rainetti, e ancora Rainetti, poi a Naldoni di nuovo, che cerca di scattare in avanti, salta Naldoni, il proprio diretto avversario, entra in mezzo, subisce fallo, lascia per la regola del vantaggio, il pallone termina fra i piedi di Ceccatelli, lo gioca ancora Ceccatelli, poi lo dà a Colonna e interviene ora l'arbitro, il quale concede un fallo, un calcio di punizione a favore della Rontese. Poteva dare la regola del vantaggio, l'arbitro non l'ha dato, ed ora è Lucherini che scende sulla fascia sinistra, va a cercare eventualmente Seneci, ancora Lucherini nel contrasto, è di nuovo Lucherini il quale cerca di mettere in mezzo, poi è il Rossi che rovescia, va Damiani alla conclusione, si traccheggia un attimino Damiani, poi fa partire la botta e para del bianco. Molto bene, anche in questa occasione del bianco non si è fatto cogliere impreparato. Ora è Rucireta che scatta praticamente, e ancora Rucireta, scivolano due uomini della Rontese, poi interviene Guidotti in seconda battuta e riesce a liberare. È Pinzauti ora che rimette in gioco questo pallone, ne va Damiani a controllarlo, è di nuovo la Fortis che rimette in gioco, interviene ancora Rossi, mette fuori Rossi questo pallone, Pagnotta al controllo, Pagnotta, sempre Rossi, di nuovo Rossi al controllo, da Ceccatelli, va al controllo Ceccatelli, subisce fallo, subisce fallo Ceccatelli, subisce fallo, ed ora vediamo intanto che viene richiamato il capitano ed è ammonito Falli, ammonito Falli al nono minuto del primo tempo, ammonizione di Falli. Nono minuto del primo tempo, Falli ammonito. Nono minuto del primo tempo, vediamo che Lello deve dire qualcosa. No, è una cosa impressionante, no? Come questa gente riesca a far sì che, insomma, sembra quasi una partita di Serie A, cioè una partita molto sentita. Interviene Del Bianco, impresa. E questo ci fa molto piacere, che vuol dire anche che la seconda categoria è molto seguita dalla gente. Questa gente la sta a dimostrare. Naldoni ancora, e la Rontese che tiene in mano per ora le redini del gioco, dobbiamo dire. Naldoni superi, in questo momento sta pilotando in modo magistrale questa Rontese, ma vi sono i contropiedi della Fortis che sono estremamente pericolosi, interviene molto bene ora Rosi a liberare, su questo pallone va a Morziani, gli mette il pallone direttamente in fallo laterale Nicola Cappelli, la battuta di Morziani e Seneci, poi il quale viene rimpallato, ed è Colonna ora, Colonna cerca di salire, da direttamente a Guidotti, da Guidotti a Rossi, Rossi al controllo per Ceccatelli, azione di prima molto bella, da profondo per Guidotti, ancora Guidotti, poi va a liberare ed è stupenda la risposta a Nicola Cappelli di Del Bianco, è qualcosa di eccezionale, ruba letteralmente la soddisfazione del gol il portiere biancoverde all'incornata di Cappelli, veramente un qualcosa di strepitoso. Va Nicola Cappelli ora a contrastare Pagnotta e sia intanto la punizione a favore della Fortis. È una partita infuocata, è una partita stupendamente giocata in cui già in due occasioni Del Bianco ha detto letteralmente no alle conclusioni degli avanti della Rontese.
Una Rontese, ripetiamo, eccezionalmente forte, una Rontese straordinaria per impegno agonistico, a cui risponde una Fortis concentratissima, una Fortis composta in tutti i suoi uomini, concentrata al massimo e in grado di controbattere azione su azione della Rontese con contropiedi estremamente pericolosi. Va alla battuta Rosi di questo calcio di punizione, cerca di intervenire Morziani, poi è Bulgarelli che rimedia, Biancalani ancora su questo pallone, va ora Rucireta a controllare, cerchio centrale del campo, Rucireta a favore di Zani, va a Guidotti a coprire l'eventuale avanzata di Zani, interviene Rosi, Rosi che libera poi direttamente in fallo laterale. Biancalani. Profondo, troppo, eccesso di misura per Biancalani ed ora è Innocenti che va alla battuta per la rimessa in gioco di questo pallone. Lo dà a Rucireta, stupendo Rossi anche in questa occasione, il capitano si sta dimostrando eccezionalmente importante come autentico trascinatore, rimette Pinzauti a favore di Pagnotta. Viene alla rimessa Pinzauti per Rucireta. Commette fallo Diani su Rucireta. L'arbitro lo concede. Siamo giunti intanto al 13° minuto di gioco. 13° minuto di gioco. E veramente l'interesse in questa partita, la forza agonistica e la bravura tecnica di numerosi elementi, dobbiamo dire, è veramente qualcosa di straordinario. La Rontese chiaramente a centrocampo accusa l'assenza di un giocatore come Pucci, il quale purtroppo si deve dire non è controbilanciata a sufficienza, perché crediamo che non vi possa essere uomo in grado di poterlo sostituire nella Rontese, e chiaramente questa assenza si fa sentire per quanto riguarda le geometrie, l'organizzazione del gioco eccetera. Allo stesso tempo dobbiamo dire che per quanto riguarda volontà, impegno e concezione agonistica, tutti quanti si stanno dando da fare al fine di non risentire eventualmente di questa situazione. Stupendo anche Guidotti, il comportamento di Guidotti su Zani è qualcosa di eccezionale. Interviene intanto Pagnotta che cerca di giocare su questo terreno, palloni di prima, per il momento vi riesce, non si è reso sufficientemente pericoloso nei confronti della porta difesa da degli Innocenti, la Fortis, però è indubbio che le giocate di Pagnotta sono sempre giocate che possono mettere in orgasmo la difesa della Rontese. E ora Rosi che viene a battere questo calcio di punizione, Seneci va a controllare questo pallone, poi è Lucherini, Lucherini scatta, viene trattenuto da Seneci, calcio di punizione già battuto, lo fa ribattere l'arbitro, deve essere corretta la posizione. Naldoni lo dà profondo a Ceccatelli, buono Ceccatelli, limite ancora Ceccatelli, ed ora vediamo Diani, pallone che è infame, anche Rucireta scivola e dobbiamo dire che purtroppo il campo non permette grandi giocate. Lo dà a Pagnotta, Pagnotta cerca di giocarlo profondo e poi vediamo che praticamente si scontrano due giocatori della Rontese. Ginocchio, probabilmente si tratta di ginocchio per Rosi. Vediamo dai gesti dei giocatori della Rontese che probabilmente si tratta di ginocchio in questo contrasto per Rosi. Vediamo che Rosi seguita a strusciarsi il ginocchio, Rossi che fa gesti praticamente come dire che
si tratta del ginocchio saltato, il giocatore viene portato fuori, letteralmente fuori, perché ripeto, si tratta del ginocchio il quale è probabilmente saltato. Esce Rosi. Esce Rosi, rotula del ginocchio probabilmente saltata. Verrà scalato probabilmente Damiani nel ruolo di libero, crediamo, ruolo naturale per il numero 11 della Rontese. Vediamo Duchi chi chiamerà in campo a sostituire Damiani, a sostituire Rosi. Intanto viene chiamato Damiani e chiaramente Rosi purtroppo deve uscire e viene portato via direttamente in barella il giocatore della Rontese. Deve essere stato un incidente del tutto fortuito, non penso che... E giustamente, come ha detto Lello Latini, si è trattato di non solo di un incidente fortuito, ma di uno scontro avvenuto fra i due giocatori della Rontese, nemmeno fra il giocatore della Fortis e il giocatore della Rontese, bensì di uno scontro avvenuto fra il giocatore della Rontese, fra i Rossi e Rosi. Va Damiani, crediamo, a coprire nel ruolo di libero ed entra in campo Poli al posto di Rosi. De Simone, la scelta De Simone al posto di Rosi, entra in campo De Simone e occupa il ruolo di libero Diani va ad occupare il ruolo di libero. De Simone entra molto bene, anticipa Rucireta ed ora è Rossi che rimette in mezzo questo pallone. Entra Nicola Cappelli su questo pallone che viene messo decisamente in fallo laterale. Siamo intanto giunti al 18° minuto del primo tempo. È Colonna ora che scatta verso l'area della porta difesa dalla Fortis. Colonna viene messo a terra. Uomini in barriera, pronti a battere questo calcio di punizione. Naldoni scatta in avanti Damiani, va poi al cross Damiani, viene rimpallato, ritorna sul pallone Colonna, ancora Colonna cerca di metterlo in mezzo per Rossi, viene, gli si oppone Pizzauti a Rossi, Rossi commette fallo, lo rileva l'arbitro e prontamente lo concede. Cerca di intervenire Biancalani, ancora Zani su questo pallone. Seneci per Pagnotta, profondo Pagnotta a favore di Pizzauti, cerca di mettere in mezzo, ancora, e di nuovo Pagnotta, e Colonna su Pagnotta, poi Pagnotta da profondo per Pizzauti e la palla termina oltre il fondo campo. Al momento la Rontese sta accusando un attimino ancora l'uscita di Rosi dal terreno di gioco. Batte dell'Innocenti, interviene la Rontese. Naldoni va al contrasto con Pagnotta, è ammonito Naldoni. È ammonito Naldoni per questo intervento su Pagnotta.
ventesimo del primo tempo, ammonito Naldoni per questo intervento su Pagnotta. Una rontese pimpante per i primi 15-16 minuti, una rontese che in due occasioni o tre ha impegnato severamente Del Bianco. In un'occasione, in particolar modo sul colpo di testa di Cappelli, il portierone della Fortis è riuscito a dire no con un intervento che ha veramente dello straordinario. Ebbene, dobbiamo dire che ora la rontese accusa un attimino il colpo della sostituzione di Rosi, sostituito in modo traumatico, dovuto ad un infortunio che probabilmente sarà sicuramente lungo per il ragazzo. Ed ora vediamo che intanto è degli innocenti che rimette in gioco questo pallone. Sì, indubbiamente sono colpi al murale che insomma non sono di piccola rilevanza ma di grosso, e appunto la rontessa agisce molto bene, anche la prevalenza piuttosto territoriale, mentre la Fortis cerca di agire di rimessa di contropiede e lo fa molto bene, dobbiamo dire questo. Bene, e ora falli, palla al piede, cerca di servire Biancalani, la palla gli schizza in fallo laterale per la rimessa in gioco della Fortis. Dobbiamo dire un Biancalani piuttosto spento, piuttosto fuori partita, ancora dovrà trovare la concentrazione. Ed ora il Naldoni che cerca di servire profondo Ceccatelli, scatta Cappelli su questo pallone, poi è Bulgarelli che chiama Del Bianco alla rimessa in gioco. In questi minuti la partita si trascina un attimo in modo stanco, poi vi è questa rimessa di Del Bianco e ancora Naldoni che cerca di giocare questo pallone a favore di Ceccatelli. Su Ceccatelli interviene Falli, va al contrasto con Seneci, lo stesso Cappelli, anzi Lucherini per la precisione. Sta per battere il calcio di punizione la Fortis, viene chiamata la distanza da Pagnotta, poi cerca di metterla in mezzo Biancalani, va al controllo Nardoni, viene contrastato ancora da Biancalani, poi mette in mezzo Zani e poi vi è per Innocenti l'appoggio indietro di Colonna, azione pericolosa della Fortis, rinvia Innocenti, scatta Nicola Cappelli su questo pallone, cerca di andare al controllo Pinzauti a favore di Rainetti, Rainetti cerca di servire profondo ancora Pinzauti, ma la palla termina direttamente oltre il fondo per la rimessa di nuovo di Innocenti. Rimette Innocenti per Damiani. Damiani fa filare questo pallone per Nicola Cappelli, salta Bulgarelli, Cappelli scatta in profondità, viene poi contrastato ancora di nuovo dalla difesa della Fortis e poi Seneci, Diani può liberare di nuovo Bulgarelli, gioco che si impantana un attimino a centrocampo, poi ora è libero Rucireta, Rucireta ancora, gioca questo pallone Rucireta, poi lo appoggia indietro a Mauro Pagnotta. Pagnotta va al limite dell'area per Rainetti, vanno al contrasto i difensori della Rontese, poi ancora Pagnotta il quale fa partire il tiro verso la porta di degli Innocenti, ma l'azione si conclude con un tiro spento fra le braccia del portiere neroverde. Vi è fallo su Ceccatelli da parte di Falli. La batte la punizione Narontese con Naldoni il quale cerca di servire profondo ancora Cappelli, e sempre Naldoni il quale dà a Damiani, Damiani lascia sfilare questo pallone a metà strada fra Lucherini ed esso e il pallone termina direttamente in fallo laterale per la rimessa della Fortis a favore di Del Bianco. Rimesso il pallone in gioco, va al controllo Rucireta, è De Simone però che anticipa il centravanti della Fortis, ora è Ceccatelli che va a controllare questo pallone ancora una volta,
sempre Ceccatelli per Cappelli, ancora Cappelli in una giocata stretta con Ceccatelli, si allarga il gioco della Fortis, per Cappelli ancora, c'è una punizione su Cappelli, dice l'arbitro, e la concede a favore della Rontese. Battuto il calcio di punizione, Nardoni cerca di fare viaggiare immediatamente il proprio numero 10, non vi riesce per l'opposizione di Seneci, ed ora è la Fortis che cerca di servire profondo in avanti, interviene Diani nell'inedito ruolo di libero e può anticipare la giocata di Rainetti. Ancora la Rontese, si appoggia Falli a Ceccatelli, gran mestiere di tutti e due, e chiaramente ancora Naldoni mette in mezzo e non ci arriva per un pelo Cappelli, interviene Del Bianco e può liberare, rinvio profondo di Del Bianco e pallone che termina direttamente fra le mani del portiere della Rontese. Portiere della Rontese che ancora una volta rinvia l'azione, Seneci. In questo caso non ci spieghiamo perché il fallo sia stato concesso alla Fortis, in tutta sincerità. Ancora viene concesso il fallo laterale a favore della Fortis. Lucarini su Seneci, da a Naldoni, Naldoni salta Pagnotta, Naldoni va a giocare questo pallone molto profondo per Damiani. Pallone che va a spengersi in una zona in cui può intervenire Colonna, ancora Colonna, interviene su di lui e poi Damiani commette fallo su Rainetti, su Rainetti. Ammonito anche Biancalani e Morziani. Morziani e Damiani ammoniti. Trentesimo, primo tempo. Morziani. Queste sono le ammonizioni stupide, purtroppo dovute all'inesperienza del ragazzo, penso almeno sì. Naldoni libera per Colonna, va via Colonna, cerca di servire Cappelli, quale mette in mezzo di nuovo per Colonna, ancora, ancora Cappelli su questo pallone, poi va Lucherini, interviene Bulgarelli e mette fuori questo pallone su Lucherini, Bulgarelli. Ceccatelli, ancora Naldoni, interviene poi Lucherini, mette direttamente in fallo laterale. Rimette in gioco la Fortis con Seneci, va Ceccatelli su questo pallone dopo che Lucherini aveva felicemente contrastato Seneci, e ancora Guidotti che interviene su questo pallone, poi è Lucherini per Cappelli, ancora Pagnotta, tre quarti campo nel campo di competenza della Fortis, scatta ora in avanti Damiani, Damiani allarga poi il gioco per Ceccatelli, entra in area Ceccatelli, va a controllare questo pallone, Ceccatelli ancora, cerca di metterlo in mezzo, interviene di testa Morziani, era largo e libero Naldoni, Rucireta, interviene De Simone su Rucireta, molto bene, ancora Pizzauti, pallone fra i piedi, cerchio centrale del campo,
Seneci al controllo di questo pallone, ancora Seneci, viene contrastato da Diani. Ora viene a battere Ruggireta con accanto Reinetti, più indietro e Pagnotta. Vedremo chi si caricherà del tiro su questo calcio di punizione. Va a battere Reinetti e direttamente sulla barriera, ed ora era in fuorigioco Biancalani probabilmente. Siamo giunti così al 35esimo minuto di gioco, per la precisione 37esimo minuto di gioco. Ci correggiamo ancora, 34esimo minuto di gioco. Colonna. Colonna da profondo a Lucherini, Lucherini per Ceccatelli, va Ceccatelli su questo pallone, ancora Ceccatelli, serie di finte, Nicola Cappelli in area, ancora Nicola Cappelli, poi è Bulgarelli che viene fuori molto bene da questa situazione ingarbugliata, va in questo scontro, rimane a terra Ceccatelli ed è purtroppo, vediamo però che c'è di... Per ora il duello più spumeggiante si sta sviluppando fra Falli e Ceccatelli, veramente due grossi giocatori si stanno fronteggiando. Ogni volta alla supremazia uno, non si sa bene insomma di chi sia, si fronteggiano molto molto bene, una volta vince uno, una volta vince l'altro. È un match pari, dice Lello, fra Ceccatelli e Falli. Ma di duelli molto belli ne vediamo di altri, per esempio vediamo Naldoni, il quale sta giocando veramente alla grande, dall'altra parte vediamo Pagnotta destreggiarsi in modo perfetto insieme a Reinetti, veramente stiamo assistendo ad un bell'incontro, ancorché il campo sia quello che sia e purtroppo non permetta grandi cose. Interviene Del Bianco su questo pallone di Morziani. Interviene Lucherini a favore di Naldoni. Naldoni dà a Ceccatelli ancora. Ceccatelli appoggia per Naldoni di nuovo. Poi Naldoni cerca in avanti Lucherini. Ne va al controllo di questo pallone Bulgarelli. Va alla copertura Nicola Cappelli. Interviene Naldoni, subisce fallo. L'arbitro lo rileva prontamente, il fallo commesso da Biancalani. Poi è Cappelli che subisce fallo ancora e pertanto... L'arbitro interviene drasticamente nei confronti di Bulgarelli, gli fa capire che non accetta discussioni e pertanto chiaramente va a cercare di far capire che le sue decisioni non permette debbano essere discusse. Batte questo calcio di punizione Naldoni, interviene Seneci, va a Colonna e fa partire la botta Colonna, poi è Guidotti, Guidotti cerca di metterla in mezzo per Cappelli, ancora Damiani. Per Rossi, Rossi che non la gioca assolutamente bene questa palla, poi ne viene fuori alla grande ed è sempre Rossi che gioca ancora questo pallone, poi è Seneci in mezzo al campo che cerca di salire, interviene Lucherini e molto bene Lucherini, scatta poi in avanti, subisce fallo, Lucherini subisce fallo da Seneci e chiaramente
l'arbitro lo rileva e lo concede a favore della Fortis, della Rontese. Naldoni per Cappelli, Cappelli scatta, ancora Cappelli, Ceccatelli. Aveva fischiato l'arbitro concedendo il fallo a favore, crediamo, della Rontese dai gesti che l'arbitro sta facendo. Pertanto a questo punto assisteremo ad un calcio di punizione battuto dalla Rontese. Siamo al 38esimo minuto del primo tempo, batte il calcio di punizione Naldoni, interviene Cappelli e con un colpo di testa cerca il palo alla sinistra di Del Bianco, la palla passa abbondantemente fuori di oltre un metro. 0-0, ripetiamo il risultato per ora a Ronta, 38esimo minuto del primo tempo, una partita bella fra due squadre che veramente stanno dimostrando di essere due grossissime formazioni, ancorché il campo non permetta le giocate che ci si sarebbe potuto aspettare di vedere da queste due formazioni se avessero potuto lavorare su di un terreno che fosse stato più all'altezza che non questo. Diani, interviene Diani ed ora interviene Bulgarelli, ancora la rimessa in gioco Rossi, ancora Morziani e va Morziani per la rimessa in gioco di questo pallone per Cappelli ed ora attenzione perché Morziani rischia realmente brutto, crediamo, il difensore della Fortis se dovesse essere di nuovo ammonito rischierebbe brutto ed è tutto. Vediamo, auguriamoci che la gente possa rimettersi a sedere perché altrimenti rischiamo di non la vedere. Punizione a favore della Rontese dopo il fallo di Morziani su Cappelli. Rimessa in gioco dopo questa giocata profonda di Cappelli, va Naldoni a ricevere palla, è Rucireta che gioca poi questo pallone a favore di Zani, Zani per Biancalani e gli viene soffiata palla da Damiani, Damiani a Naldoni, Naldoni ancora in avanti, poi da profondo per Ceccatelli, ma Falli interviene, chiude molto bene d'anticipo. Ora è Pinzauti che gli viene toccato il pallone direttamente in fallo laterale. Pinzauti alla rimessa, Pagnotta lo gioca di prima a favore di Rainetti, ha davanti a sé Colonna, va Rucireta su questo pallone, se lo porta poi fuori. Ed ora è la Rontese, anche se per noi il pallone era uscito fuori, con Colonna che cerca di venire fuori, da a Lucherini, interviene Biancalani, mette direttamente fuori Biancalani,
va alla rimessa in gioco Luccherini. Falli ancora in fallo laterale. Rimette in gioco ancora Luccherini per Ceccatelli, viene anticipato da Falli. Colonna ancora, ancora Colonna. Viene rimpallato, poi è Pagnotta che va alla rovesciata, Damiani, ancora tocca Seneci la rimessa in gioco viene data a favore della Runtese per Cappelli. Tocca Bulgarelli con le mani. Naldoni alla battuta di questo calcio di punizione. Va Naldoni, gran botta di Naldoni, viene toccata la palla dalla barriera ed è in calcio d'angolo. Calcio d'angolo a favore della Runtese. Siamo al 44esimo minuto del primo tempo, calcio d'angolo a favore della Runtese. Ed ora va alla conclusione Rossi, la conclusione centrale che non impensierisce assolutamente del bianco. Interviene Innocenti, Rucireta non ci arriva. E Innocenti può poi rinviare. Colonna, ancora Colonna. Rainetti. Cappelli. Punizione a favore della Fortis per il fallo commesso da Naldoni su Seneci. Batte il calcio di punizione Morziani per Pagnotta. Pagnotta cerca di servire profondo, non riusciamo a capire chi. Purtroppo alle volte certe giocate possono anche non riuscire, come nel caso. Interviene Rucireta e recupera questo pallone su Naldoni. Siamo al 45esimo, è Rucireta che scatta in avanti ancora ed ora è Diani che va al contrasto in questo pallone, poi è Luccherini, cerca di servire Colonna in avanti. Mette fuori la palla Luccherini, anzi Naldoni per la precisione. Palla molto profonda, interviene Colonna, poi va in girata Seneci, bellissima l'intenzione, stupenda anche la giocata, pallone non preso pieno e chiaramente passato abbondantemente oltre la traversa. 0-0, ripetiamo il risultato in un primo tempo che è ormai giunto al termine e che si sta dimostrando un primo tempo giocato da tutte e due le squadre con volontà agonistica, con eccezionale impegno da ambedue le formazioni, due formazioni che ripetiamo vengono considerate fra le sicure favorite nella vittoria finale di questo campionato. E dobbiamo dire che in questo primo tempo sia la Runtese che la Fortis hanno dimostrato quello che in realtà valgono e ora è Nicola Cappelli che cerca di scattare in avanti, viene contrastato da Bulgarelli, va alla rimessa in gioco Naldoni, da a Ceccatelli, Naldoni, ancora Ceccatelli il quale cerca di trovare l'area, non vi riesce, ora è Colonna, su Colonna interviene Biancalani, Biancalani va a recupero ma poi è Colonna stesso
che cerca di intervenire, ancora la Fortis che con qualche appanno libera la propria area, ed ora vi è di nuovo la rimessa in gioco da parte della Rontese. La partita è finita da 3 minuti, questo primo tempo dice è finito da 3 minuti. Ma in effetti ci sembra anche a noi che si stia superando il limite, in effetti dobbiamo dire, a questo punto però probabilmente voi per l'infortunio di Rosi, voi dopo per l'intermezzo qui nelle ammonizioni da parte dell'arbitro, si va a recuperare un qualcosa che l'arbitro ritiene giusto recuperare. Tutto qui crediamo non debba essere intesa in altro modo, perché questo recupero di 3 minuti non lo riusciamo a capire proprio. Intervento non certo bello di Lucherini, non certo bello di Lucherini. Vediamo Bulgarelli, il quale si sbraccia. In tutta sincerità, questo intervento di Lucherini su Zani da dietro, dobbiamo dire, non era dei più felici. Ancora un intervento dei massaggiatori in campo. Sicuramente questo fallo meriterebbe l'ammonizione, se non qualcosa di peggio. Un intervento di quelli da dietro, quindi sicuramente uno dei peggiori. Quindi penso che questo dovrebbe essere la seconda ammonizione per quanto riguarda il difensore della Rontese, e quindi sarà espulso, se Lucherini appunto. No, penso che sia stata la prima, mi scuso con voi, ecco, ammonito. Ammonizione per Lucherini, l'arbitro lo ammonisce. Quarantasettesimo minuto del primo tempo, Lucherini ammonito. Ed ora vediamo che Innocenti compie un'autentica prodezza, smanacciando prima la palla e poi recuperandola di nuovo. E questo praticamente in chiusura di tempo, grossa occasione per la Fortis, che dopo che il pallone è stato smanacciato da Innocenti è andato a sbattere sul palo e poi il portiere fortunatamente è riuscito a recuperarlo. In questo momento l'arbitro manda tutti quanti negli spogliatoi per i 15 minuti di riposo. Vedremo poi quello che sarà nei secondi 45 minuti. In questi primi 45 minuti dobbiamo dire di una partita vibrante, di una partita all'altezza fra due formazioni che chiaramente stanno dimostrando tutto quanto il loro valore. Praticamente c'è stata una leggera prevalenza territoriale da parte della Rontese, ma nel complesso la Fortis ha dimostrato la propria pericolosità sfruttando ogni qualvolta gli si è presentato l'occasione in contropiede e dimostrandosi pericolosa in più di un'occasione. Grazie a tutti ed a risentirci ai secondi 45 minuti. Gentili amici all'ascolto, sta per riprendere il secondo tempo della partita di calcio valevole per la 14ª giornata del girone d'andata, seconda categoria, girone H, fra Rontese e Fortis alla Comunale di Ronta. Rontese che ha 16 punti in classifica e Fortis che guida la classifica con 19 punti, ricordiamo, seguita a 18 dal San Piero, a 17 dall'Incisa e a 16 dalla Rontese e Rignanese. Intanto vogliamo aggiornarvi subito per quanto riguarda l'infortunio del giocatore Rosi, il quale sembra debba avere riportato una distorsione al ginocchio che dovrebbe, a detta dei dirigenti della Rontese, interessare i legamenti. Auguriamoci che così non sia, ma purtroppo questo è il gioco del calcio e vi sono anche di questi inconvenienti. Fortunatamente dobbiamo dire in tutta sincerità che lo scontro è stato non solo fortuito, ma è avvenuto fra due giocatori della Rontese, e cioè Rosi e Rossi. Pertanto nulla può essere addebitato ai giocatori della Fortis, ma se anche questo fosse stato, ripetiamo, lo scontro era del tutto fortuito. Una partita agonisticamente pimpante, una partita
all'altezza del richiamo che ha che ha avuto per questi 15 giorni di sosta sul pubblico numerosissimo, e dobbiamo dire che la folla che abbiamo visto, la folla che abbiamo visto qui al Comunale di Ronta da quando seguiamo gli incontri di seconda categoria è veramente indescrivibile. Si parla di circa 1000 persone a vedere la partita al Comunale di Ronta. Anche dall'altra parte, che di solito viene tenuta chiusa, vi è un numero incredibile di tifosi e di sportivi al seguito in particolar modo della Fortis, la quale esercita come al solito un fascino straordinario su praticamente su tutti i tifosi, non solo quelli borghigiani ma anche quelli al di fuori delle della cinta borghigiana. Intanto le squadre sono schierate di nuovo in campo, non vi è nessuna sostituzione se non quella già attuata di De Simone al 18° del primo tempo al posto di Rosi, infortunato. Vi ripetiamo intanto le formazioni: la Fortis si schiera con Del Bianco, Falli, Pizzauti, Biancalani, Bulgarelli, Morziani, Seneci, Rainetti, Rucireta, Pagnotta e Zani, mentre la Rontese è in campo con degli innocenti: Diani, Rossi, Colonna, Guidotti, De Simoni, Nardoni, Lucherini, Cappelli, Ceccatelli e Damiani, mancandole giusto appunto Pucci e Di Laghi alla Rontese. Intanto l'arbitro sta per dare il via di nuovo a questo secondo tempo. E c'è il fischio d'inizio, partiti esattamente alle 15:45. È la Rontese che manovra ancora con Colonna, il quale dà a Rossi, Rossi ancora, poi rilancia in avanti Rossi e Naldoni ora, il quale cerca di servire Damiani, Damiani ancora per Rossi, termina il pallone in fallo laterale, va alla rimessa in gioco Damiani, Damiani in lungo per Naldoni, su Naldoni interviene a chiudere Morziani, ancora Naldoni, c'è la rimessa in gioco a favore della Fortis per questo pallone che era terminato oltre la linea del fallo laterale. A Naldoni è Bulgarelli, il quale la rigioca per Biancalani, ancora Biancalani cerca di giocare questo pallone, poi è Pagnotta, infine è Guidotti che ha Zani accanto, e che Diani nell'inedito, ripetiamo, ruolo di libero, Diani praticamente mette direttamente fuori, anche Diani non è nelle migliori condizioni fisiche, e di questo chiaramente ne va dato atto alla squadra di Duchi, la quale è costretta ad operare in situazione di emergenza nei confronti poi di una Fortis che fra l'altro non è che possa, non è squadra a cui si possa concedere niente. Lancia Naldoni profondo per Lucherini, va Ceccatelli a controllare questo pallone, viene commesso fallo su Ceccatelli da parte del numero 2 Falli. Va alla battuta di questo calcio di punizione Naldoni. Vediamo che Naldoni osserva un attimino a disposizione dei propri compagni, poi lo vediamo operare con il destro a favore di Ceccatelli. Ceccatelli ancora va a controllare questo pallone, è sempre Ceccatelli, poi è Naldoni, Naldoni salta letteralmente Falli e poi in modo scoordinato va a colpire questo pallone che gli termina direttamente sul fondo. Aveva subito fallo, però l'arbitro giustamente aveva lasciato correre per la regola del vantaggio, e in modo scoordinato Naldoni poi è andato a colpire questo pallone. Colpisce ancora di testa Naldoni a favore di Cappelli, Cappelli al controllo di questo pallone, va Bulgarelli su di lui, poi Nicola lascia che sia a Lucherini a rimettere in gioco per le due punte neroverdi, da Ceccatelli, Ceccatelli ancora cerca di mettere in mezzo,
va poi Morziani elegantemente a chiudere, poi rilancia in avanti Morziani ed ora è Guidotti il quale dà indietro a Diani, al libero della Rontese, ancora per Damiani, Diani di nuovo lancia profondo Rossi, Damiani, ed ora vi è l'appoggio del numero 3 Pinzauti a favore di Del Bianco. Del Bianco al rinvio, va al controllo Naldoni, Naldoni si tuffa, Biancalani, e l'arbitro lascia correre. Molto buono mi pare l'inserimento del numero 16 De Simone sul Ruscinetta, sta veramente giocando alla grande questo ragazzo. Aveva già giocato molto bene De Simone, dobbiamo dire, nella partita di Coppa Toscana. Duchi gli ha reso fiducia a questo ragazzo e sta dimostrando di valere giustamente tutta la fiducia che gli è stata concessa. Ora interviene di nuovo Del Bianco, chiudendo questa azione della Rontese in sintonia fra Cappelli e Ceccatelli. Ancora Colonna, ancora Naldoni ed è ancora Pagnotta che chiude l'azione di Naldoni, il quale commette fallo. Lascia sfilare Lucherini questo pallone, va fuori. Guidotti lascia che il pallone termini fuori, prevenendo l'eventuale azione di Zani. Sino al momento dobbiamo dire che le due squadre non sono riuscite a produrre. Ed ora è la Rontese che cerca di nuovo di riproiettarsi in avanti. Commette. Viene rimesso a parte di Pinzauti nei confronti di Del Bianco. Va a calciare questo pallone Del Bianco, va al controllo Seneci. E ancora Naldoni, autentico dominatore a centrocampo Naldoni. Viene concesso il fallo ora a favore della Rontese. Lancia profondo Naldoni a favore di Colonna, non scatta nessuno però degli attaccanti della Rontese e l'azione si chiude con Del Bianco che può intervenire tranquillamente. Va al controllo di questo pallone Biancalani, ancora Biancalani ha dinanzi a sé Naldoni. Naldoni commette fallo. Fallo di Naldoni. Siamo giunti così al quinto minuto del primo tempo. Punizione a favore della Fortis. 30 metri la distanza che separa il pallone che dovrà essere calciato dalla Fortis, dalla porta difesa da Innocenti. Pagnotta calcia larghissimo questo pallone, Pinzauti cerca di aiutarsi un attimino e viene concesso il calcio di punizione a favore della Rontese. È degli Innocenti che calcia in avanti questo pallone, mette fuori poi Bulgarelli direttamente su Cappelli. Calcio d'angolo della Rontese. Sesto minuto di gioco, secondo calcio d'angolo a favore della Rontese. Va a batterlo Naldoni, crediamo. Lo batte Naldoni, gli viene chiuso da Pagnotta direttamente in fallo laterale. Rimette in gioco Naldoni. E interviene poi Morziani a sbrogliare la matassa. Diani porge indietro al proprio portiere. Calcia degli Innocenti di nuovo
in avanti, interviene Falli, poi è Rossi che cerca di intervenire, Diani di nuovo, Morziani rilancia profondo e poi è Diani che dà direttamente indietro a degli innocenti, da degli innocenti per Naldoni, Naldoni salta direttamente Seneci, poi dà a Cappelli e ancora Naldoni che scatta in avanti, poi lo chiude Bulgarelli in fallo laterale per Ceccatelli, da Naldoni ancora Ceccatelli, viene messo giù letteralmente da Pagnotta e Pagnotta si dispera un attimino per questa punizione che viene concessa a favore della Rontese. Non avevamo mai visto Mauro disperarsi così per questa punizione contro. Vertice sinistro della porta difesa da Del Bianco. Siamo all'ottavo minuto di gioco, nono minuto di gioco per la precisione. Nono minuto di gioco ed è Naldoni chiamato a battere questo calcio di punizione. Naldoni, bellissima la sfilata di Colonna, aveva giocato molto bene questa punizione la Rontese con Naldoni e Colonna, ma Del Bianco non si è fatto cogliere, assolutamente impreparato, ed è andato a coprire immediatamente il punto in cui sicuramente Colonna avrebbe messo il pallone. Intanto ora vi è stato questo affondo di Seneci ben controllato da Diani. Innocenti con Diani. Vorrei dire due parole su quest'arbitro, per ora non ci parla all'altezza della situazione, secondo me. Poi le opinioni possono variare, secondo me non è all'altezza della situazione. Bene, Lello Latini dice che chiaramente l'arbitro non gli sembra all'altezza della situazione, noi crediamo che sino ad ora l'arbitraggio non abbia influito sul gioco. In questo caso Naldoni viene mandato fuori, letteralmente Naldoni espulso per doppia ammonizione. Doppia ammonizione, espulsione di Naldoni. L'uomo che sino ad ora aveva sostenuto il centrocampo della Rontese viene letteralmente spedito fuori insieme a Zani. Zani e Naldoni, ed ora vediamo delle cose impensabili, impensabili veramente, queste sono cose vergognose, la reazione di Zani non la si capisce e in questo caso dobbiamo dire, dobbiamo sinceramente dire che si assiste come al solito ad un qualcosa che non dovrebbe succedere, ad un qualcosa che non dovrebbe succedere, veramente incredibile il comportamento di Zani nei confronti di Naldoni. Veramente incredibile il comportamento di Zani nei confronti di Naldoni. Si assiste a intemperanze in campo, meno male che i giocatori, perlomeno molti di loro, mostrano di riuscire a controllare i propri nervi e sicuramente ci auguriamo
che sia così, perché veramente il gesto di Zani è stato un gesto inconsulto, un gesto stupido, e purtroppo vogliamo augurarci, lo ripetiamo, che il tutto sia contenuto nei limiti della decenza, nei limiti della decenza, e in questo caso crediamo che quando la folla è tanta così, quando la folla è tanta così, dovrebbe esserci un pochettino più di forza dell'ordine, un pochino più forza dell'ordine, crediamo, perché tanto i facinorosi sono sempre gli stessi, sono sempre i soliti, i facinorosi, e chiaramente ne consegue che chi ne perde è lo spettacolo. Noi possono dirci tutto quello che vogliono, però cerchiamo di biasimare queste cose, perché non è giusto che siano fatte queste cose, non è assolutamente giusto. E vediamo che la forza dell'ordine purtroppo è costretta ad intervenire. Poca, purtroppo. Ed ora la Fortis in avanti. Intanto siamo giunti al 14° minuto di gioco. Vi è ora un calcio d'angolo a favore della Fortis. Ancora un calcio d'angolo a favore della Fortis. Lo batte Seneci. Lo gira a volo Biancalani e il pallone passa abbondantemente oltre la traversa. Cose che non vorremmo mai vedere su un campo di calcio, ma io continuo a sostenere che quest'arbitro, ripeto, quest'arbitro non è all'altezza di tenere in mano una gara in questa sentita, in questo modo. Ma vedi Lello, l'arbitro potrà anche non essere all'altezza, ma un giocatore che dopo essere stato espulso insieme ad un altro prende da uno schiaffo così, cazzotto nel muso, al giocatore che è stato espulso insieme a lui, lì non c'entra essere all'altezza o meno da parte dell'arbitro, capito? Ecco. Bene, vediamo un attimino, Ceccadelli, poi è Pagnotta che gioca questo pallone in avanti, ora è Guidotti che cerca di sfilare profondo, Falli interviene su questo pallone ed ora interviene Ceccadelli. Ceccadelli, e vediamo che c'è uno scatenarsi nei confronti del da parte di alcuni supporter, ma la forza dell'ordine controlla, tiene tutto quanto sotto il proprio sguardo. È Morziani che batte questo calcio di punizione a favore di Seneci, interviene De Simone direttamente sul pallone e vi è ora la rimessa in gioco della Fortis. Rimessa in gioco con le mani per Pagnotta. Pagnotta ancora. Fallo a favore della Fortis. Fallo a favore della Fortis. Ed ora abbiamo la rimessa in gioco da parte della Rontese con il proprio portiere. Siamo giunti così al 17° minuto del secondo tempo. E la Rontese ancora in avanti con Cappelli. Cappelli ancora. Profondo per Rossi, va al controllo Morziani. Sì.
intanto chiamato alla rimessa del bianco, una Fortis che cerca di far trascorrere il tempo, chiaramente ha tutto l'interesse a far sì che si possa giungere in fondo con il risultato di 0-0. E ora la Rontese di nuovo con Lucherini, a Ceccatelli, Ceccatelli ancora, ancora Lucherini, ne va al controllo Biancalani. Un campo che è al limite della praticabilità, dobbiamo dire sinceramente, è Colonna che viene agganciato da Biancalani. Vi è intanto il calcio d'angolo a favore della Fortis. Cerca di girare questo pallone Biancalani verso la porta, l'arbitro rileva gioco pericoloso e concede la rimessa alla Rontese. Va Morziani su questo pallone, ne va al controllo De Simone su Seneci. Batte il calcio di punizione la Fortis e interviene Lucherini a favore di Ceccatelli. E ancora Ceccatelli che viene contrastato da Bulgarelli. Ceccatelli, il quale è calato, dobbiamo dire, sul piano fisico, e chiaramente il giocatore ne sta attualmente risentendo, perché lo vediamo più spento che non nel primo tempo. Ora è Rossi che cerca di venire via molto bene da questa situazione. È sempre Ceccatelli che subisce fallo da Pagnotta. È un campo in cui è difficile poter giocare, la partita sul piano tecnico è di molto scaduta nel secondo tempo, in questi secondi 45 minuti crediamo che non si possa dire di aver visto grandi cose, Lello. Sì, purtroppo la partita è un po' scaduta di tono, e anche se il primo tempo è stato validissimo, considerando appunto anche le condizioni di questo campo, e man mano che trascorre il tempo diventano sempre più peggiori. Ventesimo del secondo tempo, ventesimo minuto del secondo tempo, vediamo che c'è il rinvio di Morziani. E ora Rainetti che cerca di giocare questo pallone, lo gioca a favore di Pinzauti. Pinzauti ancora, è Cappelli che va su questo pallone, ancora Cappelli, Cappelli ancora, ancora di nuovo Nicola Cappelli, e intervengono su di lui commettendo fallo Bulgarelli. E Bulgarelli viene ammonito, Bulgarelli è ammonito, Bulgarelli è ammonito, Bulgarelli è ammonito. Vediamo che cosa sta succedendo in questo momento, perché non si riesce a capire quella che sia l'intenzione dell'arbitro. Vediamo, ammonizione per Bulgarelli. Ventunesimo del secondo tempo. Bene, abbiamo la punizione a favore della Rontese. Vediamo che Del Bianco cerca di andare a coprire, ci va con le mani molto larghe Del Bianco, dobbiamo dire, e il pallone gli sfugge un attimino dalle mani, fortunatamente protetto dai propri compagni. Rinvia di nuovo De Simone,
ed è ancora Nicola Cappelli che sta entrando in partita e ci sembra fra le due punte il migliore sicuramente in questo momento. Ed ora vi è l'intervento di Colonna che mette il pallone in fallo laterale e probabilmente, non sappiamo, vediamo quali sono le decisioni dell'arbitro, ma non si capisce perché si alza. Ora è Pagnotta, crediamo sia la rimessa per fallo laterale, è Pagnotta che giostra questo pallone ed ora viene concesso un altro fallo laterale a favore della Fortis. Ancora lo ribatte lo stesso Pagnotta a falli, e crediamo sia falli che cerca non sappiamo che cosa. Poi vi è il rinvio di Lucherini, è Ceccatelli ora che cerca di defilarsi, ancora Ceccatelli, e di nuovo Ceccatelli che si invola verso la Rontese, ed ora è falli il quale lascia Cappelli, ancora Cappelli, ancora di nuovo Cappelli, va, andrà alla conclusione Cappelli, ci auguriamo che vada alla conclusione, ma purtroppo poi questa conclusione non c'è stata, e dobbiamo dire che in questo caso si può tranquillamente dire che Cappelli ha letteralmente graziato la difesa della Fortis, perché in tutta sincerità noi pensavamo che Cappelli concludesse, ma così non è stato, e ha letteralmente, il giocatore ha letteralmente graziato la difesa della Fortis. Grossa occasione per Nicola Cappelli, purtroppo non ha saputo sfruttare convenientemente il giocatore l'occasione presentatasi, e a questo punto dobbiamo dire che ancora Nicola gioca molto bene questo pallone profondo per Rossi, Rossi che si invia verso il fondo, poi va alla cross per la rimessa in gioco della Fortis. Morziani su Del Bianco. Siamo giunti così al 25esimo minuto del secondo tempo. Del Bianco rinvia con Colonna, ma vediamo latitare letteralmente in questo momento i giocatori della Fortis. Ora è Ceccatelli per Lucherini, ancora Lucherini con Biancalani, Biancalani il quale cerca di appoggiare a falli, falli De Simone, ancora Colonna, Colonna viene agganciato da Rainetti. Lucherini, ancora Seneci, Rossi, Rossi per Damiani, ancora Rossi, di nuovo Damiani, Pagnotta, scatta Pagnotta, cerchio centrale del campo, Pagnotta gioca per Rainetti questo pallone, lo gioca bene, va a contrastarlo Colonna, e ancora De Simone, commette fallo Seneci su De Simone, rimane a terra Colonna. Colonna riprende il proprio posto, lo vediamo però sofferente il giocatore. Diani ha la battuta di questo calcio di punizione a favore di Ceccatelli, va Morziani, mette in mezzo De Simone, rimane a terra falli. Ammonito anche Pagnotta,
ammonito anche il numero 10 della Fortis. Ventisettesimo, secondo tempo, Pagnotta ammonito. Vediamo che si sta scaldando intanto Martini, probabilmente Pagnotta sarà sostituito, crediamo, perché in tutta sincerità non sappiamo quello che potrà eventualmente accadere, perché Pagnotta lo vediamo molto teso, molto eccitato, Mauro, e pertanto crediamo, ripeto, che ci sia la possibilità di vedere che cosa succede. Ecco, riprende Falli il proprio posto, viene restituito il fallo a favore della Fortis. Ed è ora Nicola che cerca di saettare in avanti. Pallone in area per Ceccatelli, Ceccatelli in area. Ed ora vediamo che l'arbitro indica la rimessa dal fondo. La rimessa dal fondo. Rimessa dal fondo a favore della Fortis. La Fortis che in questo momento subisce, dobbiamo dire, la pressione di questa Rontese, ci sembra stanca in alcuni uomini sinceramente, e crediamo che eventualmente questa Fortis possa e sia anche giusto ed umano accusare un attimino un momento di rilassamento, perché in tutta sincerità Nicola gioca male questa palla e crediamo la squadra abbia fatto sino ad ora il suo dovere in un paio di uomini, probabilmente in un paio di uomini la Fortis ha accusato un grosso calo a centrocampo, ed ora chiaramente abbiamo una Rontese che cerca di premere. È ancora Cappelli con Morziani che insegue questo pallone, ed ora è Rossi che scatta, va in area Ceccatelli. E rigore, rigore a favore della Rontese, rigore a favore della Rontese, rigore, rigore la decisione dell'arbitro di questo fallo che a parer nostro ci sembra molto dubbio, ad ogni modo così è la decisione dell'arbitro, rigore a favore della Rontese. Rigore. Un rigore e sicuramente Ceccatelli si è cercato molto molto col mestiere. Veramente una cosa, cioè, ma non lo so, se si danno questi rigori qui, ma ci sarà da cambiare sport forse, non lo so. Voglio augurarmi che quest'arbitro l'abbia fatto in buona fede, perché se l'ha fatto in mala fede ci sarebbe molto molto da pensare. Rigore che viene chiamato a battere Damiani. Damiani viene chiamato a battere questo rigore. Non potrà essere
Damiani contro Del Bianco, praticamente in questo momento si sta giocando le sorti di questa partita in un duello che vede opposto praticamente un portiere che ha già parato due rigori a Damiani, rigorista che è inedito per la Runtese, mancando tutti gli altri. Sentiamo quello che sta dicendo l'arbitro. Vediamo che ci sono enormi discussioni in campo, tantissime sono le discussioni. Tuttora si seguita a discutere, non si riesce a spiegare, non riusciamo a spiegarci queste discussioni e non sappiamo in tutta sincerità il perché. Vediamo che si ricorrerà probabilmente alla misurazione per quanto riguarda la distanza del pallone a livello di dischetto di rigore. Ancora assistiamo a discussioni che proprio non hanno senso, il tempo trascorre in tutta tranquillità, per noi è il 35esimo minuto. Damiani contro Del Bianco, dovrà partire il rigore, crediamo debba partire, 4 minuti, 5 sono trascorsi dalla concessione di questo calcio di rigore. Ed ora ecco Damiani, ed è rete per la Runtese, rete 1-0 per la Runtese, 1-0 per la Runtese. A questo punto tutto quanto ritorna al momento in discussione, tutto quanto ritorna in discussione, 35esimo secondo tempo, Damiani. A favore di Damiani, rigore, esce in questo momento Rainetti ed entra Martini. Martini, 35esimo secondo tempo, 35esimo secondo tempo. Esce Rainetti ed entra Martini, e ora la Fortis che chiaramente cercherà di andare in avanti, di portarsi in avanti, perché probabilmente siamo giunti già al 38esimo minuto del secondo tempo.
la Fortis ha tutta l'intenzione ora per ristabilire perlomeno, e diciamo perlomeno, il risultato di parità. Vediamo che la Rontese, a questo punto non siamo più in grado di gestire la partita, perché si alzano dinanzi a noi alcuni uomini, ed è Ceccatelli con Damiani ancora commette fallo. Ceccatelli va al recupero del pallone, Bulgarelli, ed è ammonito anche Seneci, ci sembra. Seneci è ammonito, ammonizione a Seneci, ed ora vediamo un attimino che cosa sta succedendo. Non sappiamo, ancora non si riesce a capire ancora che cosa stiano discutendo sulla posizione del pallone, non lo sappiamo nemmeno noi, ma che cosa si sta discutendo? C'è stata una discussione piuttosto animata fra Del Bianco e Cappelli, l'arbitro non ha visto. Del Bianco facevano fare a Cappelli, come appunto vediamo che fra ampi scendi sul cerchio, non lo so, io penso il rigore, probabilmente cerchio del rigore. È questa discussione che fa Del Bianco, insistendo sul fatto che il cerchio del rigore, il disco del rigore, fosse più lontano o meno dalla posizione che stavano dicendo loro. Io non lo so, ma vediamo che si insiste a discutere e non si riesce a capire perché. Ora, proprio contro la Fortis, in una partita che doveva essere una partita di cartello, non ci si spiegano queste cose, insomma, ecco, noi non riusciamo sinceramente a capirle. Io non mi spiego in tutta sincerità queste cose. Ora vediamo che intanto viene ricostruito il disco del rigore. Ebbene, io credo che le due squadre in questo secondo tempo potevano evitare di offrire questo spettacolo al pubblico. Non riusciamo neppure noi a capire queste cose, perché in tutta sincerità questo dire il dischetto da un punto, da un altro, non ce le spieghiamo. Ecco, siamo sinceri, riteniamo in tutta sincerità che si debbano superare queste cose. 41esimo minuto del secondo tempo, 41esimo minuto del secondo tempo, l'arbitro fa spostare il pallone, correggere la posizione, Pagliotta sta per battere un calcio di punizione. Pagnotta. Allora vediamo che cosa sta accadendo. Martini, limite dell'area, Martini, ed è Damiani, pallone che viene rimpallato, scatta Rucireta, ancora Rucireta, va Rucireta e poi è contrastato sul fondo da Diani. Calcio d'angolo a favore della Fortis. Calcio d'angolo a favore della Fortis, ed è la Innocenti che esce, va al cross Pagnotta, va Innocenti su questo pallone, ed ora infine è Bulgarelli che rilancia in avanti, ma Rucireta viene pescato in fuorigioco da parte dell'arbitro. Rucireta da parte dell'arbitro, viene battuto il calcio di punizione, e vediamo che Rucireta praticamente si avventa sul pallone, ma noi non si riesce a spiegarci praticamente tutto, non vediamo come praticamente si arrivi a date situazioni. Batte Innocenti
in avanti va Lucherini a cercare di coprire, Seneci aggira sulla fascia, è De Simone, ancora De Simone, Cappelli, Bulgarelli, ancora Ceccatelli, Ceccatelli che tiene palla, si cerca di commettere fallo su di lui, Ceccatelli poi dà profondo a Nicola Cappelli, poi vi è l'intervento di Bulgarelli a favore di Del Bianco. La partita sta per avviarsi al termine. E attenzione, l'arbitro consulta il cronometro e vediamo che in questo momento si sta praticamente avviando, vi è ancora un calcio d'angolo a favore della Fortis. Calcio d'angolo a favore della Fortis e interviene Guidotti su questo pallone. Falli per Ruggireta. Ruggireta ancora, interviene De Simone, mette il pallone fuori molto bene, con perfetto tempismo. E in questo momento la Fortis spinge veramente per far sì che si possa eventualmente giungere al sospirato pareggio. Gli uomini biancoverdi ce la stanno mettendo tutta e dobbiamo dire che non c'è niente da poterli rimproverare. Lancia in profondità ora De Simone, va Ceccatelli su questo pallone, lo controlla ancora Ceccatelli, subisce fallo, l'arbitro lo rileva a favore di Ceccatelli, uomo d'esperienza, uomo di grande mestiere. Crediamo che oggi Ceccatelli sia stato molto utile nel saper tenere, nel giocare la palla quando occorreva, ed in effetti così è stato. Siamo praticamente al 45esimo in questo istante, 45esimo per noi, e abbondantemente superato. Ora è Nicola Cappelli e subisce fallo, forse Nicola da Seneci, l'arbitro lascia correre, ora è Biancalani il quale cerca di recuperare questo pallone, poi è De Simone che mette in fallo laterale su Seneci, ancora Seneci, Biancalani, fallo laterale da parte di Damiani, ancora la Fortis a battere questo fallo laterale. Pagnotta, cerchio centrale del campo, ha Nicola Cappelli davanti a sé, gli cede palla a Lucherini, Nicola Cappelli, scatta Lucherini in profondità, va via Lucherini in bello stile, ed ora è Bulgarelli che recupera su Lucherini e poi dà a Del Bianco. Si va ancora a giocare, si gioca ancora, e mette fuori direttamente Ruggireta, va a colpire di testa e mette fuori Ruggireta. Vediamo che ora è la Rontese che viene a battere questo calcio, questa rimessa laterale, interviene però Biancalani, Pagnotta, ancora Colonna su questo pallone, va Morziani di testa, interviene ancora Martini, Guidotti ancora in rovesciata, Martini di nuovo, è Lucherini che va su Martini, ancora Lucherini, l'arbitro lascia sorvolare, Lucherini poi dà a Seneci. Seneci viene contrastato ed ora è Nicola Cappelli che commette fallo su Seneci. È Pagnotta ancora, largo, molto largo, si defila uno spazio ampio per gli uomini della Fortis, vediamo se sapranno incunearsi, ed è ancora una punizione a favore della Fortis. A favore della Fortis, una punizione siamo 2 minuti e mezzo oltre il tempo regolamentare, ma vi è da recuperare ancora, vi è ancora da recuperare, e chiaramente vediamo un attimino quanto occorrerà per battere questo calcio di punizione. Una partita difficile questa da commentare. Un primo tempo bellissimo, opposto ad un secondo tempo in cui è successo praticamente, dobbiamo dire, di tutto, e abbiamo assistito a tutto. Una Rontese che attualmente conduce per 1-0, rigore di Damiani al 35esimo, crediamo, del primo tempo, e ora viene messa la palla fuori dagli uomini della Rontese, Pagnotta la sbaglia letteralmente, ed ora abbiamo ancora un fuorigioco probabilmente rilevato dall'arbitro a favore della Rontese, a favore della Rontese, e probabilmente Innocenti ora rischierà di nuovo l'ammonizione.
Vediamo che c'è questa battuta di Innocenti. È Morziani che mette direttamente fuori. Morziani che va a mettere direttamente fuori. Pallone che termina fra le braccia di Duchi. Viene rimesso ancora, ancora fuori il pallone. Ancora fuori e viene battuto il controfallo a favore della Ronte. In effetti non ci esimiamo dal dare parzialmente ragione all'amico Lello quando dice che l'arbitraggio ha lasciato alquanto a desiderare. Ed ora è la fine, vince la Rontese 1-0, una partita di cui nel primo tempo dobbiamo dire ci ha permesso di assistere ad un gioco splendido, ad un gioco a tratti straordinario fra due squadre che disponevano di una formazione, di un complesso di alto livello, due squadre perfette nel primo tempo, due squadre estremamente litigiose e estremamente tese nel secondo tempo. Una Fortis che chiaramente badava di più al controllo del gioco perché il risultato di parità poteva tranquillamente andargli bene, una Rontese che giustamente ha cercato di far suo il risultato e c'è riuscita attraverso un rigore che è stato concesso dall'arbitro in modo che anche a noi ha lasciato un attimino perplessi, perché ci è sembrato che il fallo di su Ceccatelli, se anche fallo è stato, si sia defilato in un punto del campo in cui ormai era impossibile per quanto riguarda l'uomo della Rontese poter fare gol. Però purtroppo in area i falli dice che si puniscono con il rigore, l'arbitro così ha deciso e l'ultima decisione spetta a lui. Noi ci lascia estremamente perplessi e dubbiosi l'aver concesso un rigore su di un fallo simile, un arbitraggio che in alcuni momenti non si è mostrato all'altezza. Noi avevamo detto che nel complesso, perlomeno fino al momento del rigore, non c'era parso determinante l'arbitraggio di quest'uomo sia dall'una che dall'altra parte. Dopo praticamente la partita non ha avuto più storia, non ha avuto più seguito, non vi è stata più partita e dobbiamo sinceramente dire che tutto quello che si è visto dopo non è stato assolutamente piacevole. Per quanto riguarda il nostro commento, dobbiamo dire che per la Rontese Naldoni, fino a quando è stato in campo, su tutti, seguito da Colonna, da Ceccatelli, dall'ottimo impegno dell'amico Cappelli, e Rossi, il capitano, il quale ha cercato di trascinare e dare spinta a tutti gli uomini. Lucherini non ci è parso eccezionale come nelle ultime partite, però buono per quello che doveva fare, lo ha fatto con sapiente bravura. Altrettanto valido l'inserimento di questo De Simone, e come pure dobbiamo dire di Viani, ha utilizzato in un ruolo di libero estremamente inedito. Bene, per quanto riguarda la Fortis, tutti molto buoni, sicuramente tutti quanti validi sul piano agonistico, in particolar modo l'amico Pagnotta per proseguire con Rucireta, ottimo l'impegno di Falli, stupendo su Ceccatelli in marcatura. Dobbiamo sinceramente dire che questa squadra ci è piaciuta. Il risultato di 1-0 rimette in discussione sicuramente il campionato, ma non toglie niente alla Fortis per darle modo di poterlo vincere questo campionato. Una Fortis che anche qui a Ronta, pur uscendo sconfitta, ha dimostrato tutto il suo valore e di essere veramente forse l'unica grande squadra che si abbia in questo campionato di seconda categoria. Scusa Paolo, stiamo vedendo ancora delle cose che purtroppo non hanno nulla a che vedere con il calcio. L'arbitro sta misurando ancora che è finita la partita. Bene, vediamo che l'arbitro esce dopo aver fatto misurare, non sappiamo se la misura sia giusta, non giusta, non lo sappiamo, non sappiamo a che punto sia il dischetto del rigore nelle porte del comunale di Ronta, ma crediamo che non siano i 5 o i 10 centimetri alla fine che possono influire nel battere un calcio di rigore. L'arbitro ha condizionato secondo noi tutta la partita, solo sì, secondo me. Dicevo appunto che l'arbitro ha appunto condizionato questa partita. Ci dispiace molto che alla fine ancora erano a misurare la distanza dalla linea di porta alla cosa, al dischetto del rigore. Purtroppo di queste cose ce ne dispiace.
vorremmo che questi signori siano un pochino più competenti. Questo, lo dico e mi ripeto, non si è mostrato all'altezza della situazione in più occasioni. Voi direte, lui è tifoso della Fortis, non c'entra nulla, signori. Questo è fantacalcio, non c'entra niente. Bene, Lello ha espresso la sua opinione, l'ha espressa come al solito senza usare mezzi termini, non ha usato il cosiddetto tupino che rallenta le uscite, ed ora assistiamo ad un incontro anche fra alcuni sportivi ed il presidente della Rontese. Noi crediamo che la sportività del presidente della Rontese non sia da mettere in dubbio, come pure non sia da mettere in dubbio la sportività del presidente della Fortis, come di tutti gli altri presidenti. Su questo credo che non vi sia ombra di dubbio. Che vi sia una terminologia alle volte da parte di alcuni un pochino troppo esagitata, però noi vorremmo anche vedere, quando è il momento, saper perdere con stile in certe occasioni. Credo che sia anche giusto perdere con stile quando è il momento di perdere, e in questo caso ci sembra che non si stia vedendo perdere con stile. Ad ogni modo, chiudiamo qui il commento a questo incontro. Vi ricordiamo 1-0 per la Rontese, rigore battuto al 35esimo da Damiani e trasformato, il campionato si riapre, la Fortis rimane a 19 punti, la Rontese si porta a 18, non sappiamo quello che ha fatto il San Pierassieve, il quale ha vinto 2-0 e pertanto da stasera è il San Pierassieve che è in testa al campionato di calcio del girone H seconda categoria. È il San Pierassieve che guida attualmente la classifica. Per la prima volta la Fortis viene rilevata dalla posizione di testa. Bene, a tutti quanti un saluto carissimo, a risentirci a martedì sera per i consueti commenti a questa settimana di calcio da parte di Teleiride Sport, da me condotta. Grazie a tutti da Paolo Parrini e da Lello Latini e dall'operatore Emilio Gratelli. Quando l'ha fatta?